Ciao ragazze, ciao ragazzi! Allora, sono a Milano per lavoro e inizialmente non avevo in programma di filmare un video, sono appunto struccata e sto per uscire per il secondo appuntamento di lavoro di oggi, ma visto che sto soggiornando in questo albergo che è meraviglioso, si chiama Galleria Vic ed è il primo ed unico, se non sbaglio, 7 stelle in Europa. Correggetemi se sbaglio, ma è sicuramente l'unico 7 stelle in Italia ed è veramente bellissimo l'albergo. Sono appena entrata nella stanza, non ho ancora visto, ci sono due piani ragazzi, ma siccome non ero sicura, appunto io sono in questo hotel, però non pensavo di riuscire a filmare un video oggi, ma quando ho visto la stanza ho pensato, ok, visto che ho la suite, forse vi può interessare magari vederla e magari vedere un pochino com'è questo famoso hotel 7 stelle. Vi ho chiesto su Instagram, ragazzi, vi faccio vedere dove è il mio cellulare. Ecco qui, su Instagram vi ho scritto appunto che soggiorno nell'unico hotel a 7 stelle della città e ho la suite a due piani, volete il room tour? E il 96% di voi ha detto sì, quindi praticamente all'unanimità. Quindi a gran richiesta vi faccio vedere tutta la stanza completa e la scopriremo assieme, perché appunto al piano di sopra non ci sono ancora andata. Ma iniziamo dal principio. Questo è l'ascensore, ho pensato di farvi vedere già subito dall'ascensore che cosa ci ritroviamo davanti. E c'è questo quadro gigantesco e devo dire molto bello. E proseguiamo per il corridoio, qui ci sono un sacco di opere d'arte di artisti contemporanei sparse in questo hotel, in tutti i corridoi ma anche nelle stanze. Continuiamo perché noi abbiamo la stanza numero 205, qui c'è la 204, quindi proseguiamo. Anche qui c'è questo comò antico, molto bello, e proseguiamo e ci sono altre opere d'arte, lo vedete, anche se i corridoi degli hotel mi fanno un po' tutti un po' di senso, tipo Shining, no? Ed eccoci qua, questa è la stanza 205, la nostra, e qui vi faccio vedere, non si entra con la solita chiave o con la solita tessera, ma c'è un codice da digitare sulla pulsantiera, che è 5 6 4 5, asterisco, e la porta si è aperta, voilà. Questa è la porta che abbiamo appena chiuso alle nostre spalle, la porta d'entrata, e questo è quello che vediamo appunto non appena entriamo davanti a noi. Qui sulla destra c'è il bagno e qui sulla sinistra invece ci sono tutti questi armadi. Io direi di, visto che qui andiamo prima a scoprire assieme il bagno. Questo l'ho visto perché ovviamente non appena sono entrata mi sono subito lavata le mani, quindi se vedrete che una cosa non è a posto lo vediamo subito, è appunto il sapone, quindi perdonatemi per questo. Qui ci sono i sanitari che sono sospesi. A terra ci sono queste piastrelle in marmo che sono molto 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 belle, devo dire, anche se io le preferisco chiare, di solito quando si tratta di marmo mi piace quello bianco o rosa, però sono molto molto belle. Qui c'è appunto la doccia, che come potete vedere è veramente veramente spaziosa, cioè è gigantesca. All'interno della doccia troviamo questi tre prodottini. Il primo è uno shampoo, poi c'è un balsamo per i capelli e poi abbiamo il doccia schiuma, eccoli qua. Quindi questi sono i prodotti che troviamo qui nella stanza. Questo invece è il lavandino, ragazzi, ho appoggiato giusto un paio di cosine, c'è il mio beauty case e la mia borsetta delle nuove mascherine Invisalign, ma appunto questo è il lavandino, adoro lo specchio così ampio. Qui vediamo ci sono altri due prodottini, appunto uno è il sapone e l'altro è invece una crema per il corpo. Poi ci sono questi due asciugamani piccolini per le mani, molto carino anche questo porta asciugamani. Poi qui abbiamo due bicchieri come porta spazzolino,
Anche il lavandino, devo dire, è molto bello. C'è un porta fazzolettini e poi c'è anche lo specchio, quello che ti fa vedere anche i brufoli e i punti neri che non hai. E questo è. Poi qua sotto c'è, allora, c'è il phon per capelli. Andiamo a vedere di che phon si tratta. Eccolo qui, è questo qua della Philips. Sono sempre contenta quando in hotel trovo un phon di quelli grandi e non quelli piccolini da viaggio, o ancora peggio, quelli che si appendono alla parete, che sono terribili per i capelli. Poi qui accanto al phon abbiamo un asciugamano e da quest'altra parte un altro asciugamano grande. Là dietro c'è un rotolo extra di carta igienica, molto molto bello anche tutto il ripiano. E poi qua sotto c'è anche una bilancia, non le vedo spesso negli hotel, quindi è carina questa cosa. Molto importante tra l'altro nella doccia è anche il, come si chiama, il getto d'acqua, mi piace molto quando sono così ampi e quindi sì, questo. E quanto per il nostro bagno, ci sono gli spot sul soffitto che mi piacciono un sacco. E adesso usciamo, peccato che non ci siano gli accappatoi, quelli mancano, ma forse li troviamo, quindi usciamo e rientriamo nella nostra stanza. Qui subito di fronte c'è l'armadio, che non so onestamente come si apra. Vediamo, qui c'è la cassetta, la cassaforte. Ah, eccoli qua, gli accappatoi e le ciabattine. Io queste me le prendo sempre, me le porto a casa per gli ospiti, sono troppo belle. E qua sotto c'è altro spazio, c'è parecchio spazio devo dire, solo in questa parte di armadio, perché c'è una mensola là sopra, un sacco di spazio qui che però non hanno sfruttato bene perché non ci hanno messo il bastone per appendere, e però c'è anche molto spazio sotto perché c'è un altro scomparto praticamente, e poi ci sono anche questi cassetti. Vediamo che cosa c'è qua dentro. Allora, c'è la laundry bag, quindi la busta per la biancheria sporca, con il, naturalmente, i vari prezzi, insomma, se appunto decidessi di utilizzare il loro servizio di lavanderia. Poi qui, vediamo che cosa c'è in questo astuccio. Allora, all'interno di questo astuccio c'è una cuffia per la doccia, un vanity set e un pettine. Bellissimo il fatto che nel vanity set ci sia un elastico per capelli, è una cosa che vedo molto molto raramente e per noi ragazze è utilissima. E poi c'è una limetta per le unghie. Anche questa naturalmente la prenderò perché per le borsette, per da tenere in borsetta, è fantastica. E poi abbiamo 3 cotton fioc e 3 dischetti di cotone. E poi qui c'è invece un'altra spazzola per gli abiti, le scarpe. Poi qua sotto, qua sotto si apre un po' sto cassetto, com'è? Qua sotto c'è una semplicissima busta nera. Si chiude onestamente molto male questo cassetto, e questo mi meraviglia alquanto. Li hanno chiusi malissimo. Questo è vuoto e questo è vuoto. La cassaforte non mi sembra affatto male ed è anche abbastanza grande, quindi veramente non male. Molto bello anche il fatto che ci sia uno specchio a figura intera sull'anta, dentro l'anta dell'armadio, che è molto molto utile. Poi apriamo la seconda parte del nostro armadio. Ci riesco? No, questo non si apre. Ah no, sono due parti. Ok, allora qui c'è questa parte con dell'altro spazio là sopra, poi c'è qui il bastone con gli appendini che sono in velluto e molto belli. E poi qua sotto c'è la macchinetta per il caffè e per il tè, con le tazze e i bicchieri. E poi qua sotto invece c'è il mini bar, vediamo se c'è qualcosa. Sì, c'è dell'acqua naturale, ci sono due bottigliette di acqua naturale, una lattina, cioè una bottiglietta di Coca-Cola,
una birra e due bottigliette di acqua frizzante. E poi qua sopra c'è questo vasetto con la frutta secca. E qui ce n'è un altro invece con gli arachidi. Vediamo adesso la terza ed ultima parte dell'armadio, che è appunto altro spazio là sopra, un altro bastone appendiabiti con gli stessi appendini in velluto che mi piacciono molto, e poi un sacco di altro spazio per gli abiti. Ma entriamo nella stanza vera e propria, quindi qui c'è appunto il bagno, dietro di me la porta d'entrata, e se proseguiamo dritti entriamo appunto nella stanza. La prima cosa che mi colpisce da subito è questo quadro gigantesco con una ragazza e bambi, che è veramente carino. Qui, allora, qui non fateci tanto caso, ci sono le mie due valigie ancora chiuse, la mia borsetta, l'acqua, il cellulare. E poi qua c'è un mobiletto ed è fatto in parte a specchio con questi cassetti. Andiamo a vedere che cosa c'è. Anche all'interno sono fatti a specchio. Solo uno era fatto a specchio. No, ok, quelli sopra. Non penso ci sia nulla se non spazio. Storage per metterci. Questo è molto utile per metterci le valigie, ad esempio. Io sto qui solo una notte, quindi non mi metterò a spostare tutto, però mi piace molto il fatto che ci sia questo spazio qua sotto. E poi, appunto, proseguiamo, qui c'è una poltroncina tutta con questa fantasia sul rosa. E notare, ragazzi, neanche a farlo apposta, la stanza che mi hanno dato è tutta rosa. Davanti a noi c'è la vista, c'è la finestra, che è veramente enorme. Si vede che è un palazzo antico perché appunto i soffitti sono molto 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 alti. Da quest'altra parte, vabbè, lì ci sono le scale, da quest'altra parte c'è invece la zona living con il divano. Anche questo è rosa e, ragazzi, ma quanto è carino, potrei prenderne uno così per il mio studio. E con questo tavolino, anche questo mi piace molto. E c'è anche un tappeto qui, sempre tutto stile molto antico però moderno. Non saprei come spiegarlo, però vanno molto di moda adesso i divani così e questa tipologia di arredamento, quindi diciamo che è antico ma comunque moderno. E qui invece che cosa c'è? Qui teoricamente ci sarebbe ulteriore spazio per mettere robe varie. Ah, c'è veramente tantissimo spazio. Allora, hanno chiuso il tutto, che è un po' un peccato, con il divano, però teoricamente appunto tutti questi scomparti, mi sembra di capire dove ci sono i pomeletti, le maniglette, e mi sa che sono tutti appunto contenitore, quindi volendo, se c'è bisogno, si possono usare anche quelli. L'unica scomodità è dover spostare il divano. Qui sopra il divano c'è un altro quadro con Pinocchio. Questo è molto particolare come quadro, c'è Pinocchio da grande con un cagnolino davanti al fuoco. Molto particolare questo quadro. E lì c'è appunto la porta d'entrata. Direi di andare a vedere la vista, ragazzi, prima di salire le scale. Andiamo ad aprire, c'è questa, appunto, questa porta finestra gigantesca. Ecco qua. E qui è molto strano perché c'è questo. Sembra che ci sia un'altra porta, non so che cosa ci troverò. Ah, il muro, benissimo. Ok, e quindi chiudiamola. E c'è la stessa cosa anche da questa parte, ma presumo anche questa sia finta. Sì, c'è il muro, bene, non vorrei che qualcuno mi entrasse la notte. Questa è la vista sulla galleria Vittorio Emanuele, ragazzi, siamo all'interno della galleria. E questa è la vista. Che devo dire è spettacolare. La vista è qualcosa di veramente fantastico, ti toglie il fiato, meraviglia.
A questo punto saliamo le scale. Vedo qui da subito che c'è un altro quadro. Anche questo è molto carino. Sono tutti molto cartoon i quadri. E poi appunto saliamo le scale e arriviamo... No, vabbè, ma se la sono studiati per me questa stanza, cioè è tutta rosa, ma è una figata. E questa, questo è il secondo piano della zona notte. E qui c'è appunto il letto. Vediamo com'è. Bisogna testare se è comodo oppure no. Devo dire che sembra molto comodo e molto morbido, ragazzi, quindi mi sto già pregustando il sonnellino che farò dopo. Comunque, questo è appunto il letto che io ho adesso un po' rovinato sedendomici sopra. E qui c'è... Questo devo dire che non mi piace tantissimo. Una specie di vassoio in legno messo qui. Qui c'è il telefono. Che strano che ci sia un cordless. Qui invece c'è un quaderno con tutte le informazioni sull'hotel, sul ristorante, eccetera eccetera. E ci sono anche tutti i prezzi, se non sbaglio. Sì, qui parlano della connessione internet, della spa, di tutti i vari servizi che offrono. So che c'è anche il servizio limousine. Qui ci sono i prezzi del room service, quindi del servizio in camera. E questo mi sa che è quanto. E qui invece ci sono sempre i prezzi del servizio in camera, però per quanto riguarda i vini e gli alcolici. Le lucine si accendono così. Dall'altra parte c'è anche questa poltrona viola rosa, anche questa è molto molto bella, e la vista qua sotto è così. Riesco a vedere la gente che passeggia, fantastico. E poi appunto da questa parte c'è sempre lo stesso vassoietto che appunto non mi piace particolarmente. E qui ci sono invece due libri. Questo è quanto, pensavo si potesse aprire qui qualcosa, invece no. E questa, ragazzi, è la zona notte. Torniamo giù, scendiamo di nuovo le scale, così le vedete anche da quest'altra prospettiva. E questa è la nostra stanza, sempre da un'altra prospettiva. Molto bello anche il parquet di legno che sto notando in questo momento. Ma la cosa più bella resta decisamente, decisamente la vista. Io sono estasiata. Quindi mia family, questo è tutto per il video di oggi. Spero che vi sia piaciuto, anche se appunto non era un video in programma, sono completamente struccata eccetera eccetera, ma volevo troppo condividere con voi questa stanza, anche perché non posso condividerla con nessuno perché sono qua da sola, però sono felice di poterla mostrare almeno a voi, perché non vado spessissimo nelle suite e sinceramente mai negli hotel 7 stelle, ragazzi. Quindi questo è quanto, fatemi sapere se vi è piaciuto il video, io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio, venite qua, forte, 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 forte. E quando è che ci vediamo? Ci vediamo lunedì con un nuovo video, sempre puntuali 17:30. Bacio enorme, ragazzi. Ciao, vi voglio bene, tanto tanto.